Sono Massimo Guerra e Mario Casoni, vincitori assoluti dell'ultima prova 2013 del campionato italiano autostoriche organizzate dal gruppo Peroni Race e andata in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Misano. A loro il terzo raggruppamento, mentre il primo e il secondo sono andati rispettivamente a Raimondi, Renzo e Raffaele e a Rosticci Mundi. Unica griglia per tutte le vetture e programma concentrato su sabato e domenica per il maggior contenimento dei costi. 32 gli iscritti e 28 verificati per una griglia comunque di qualità. Il miglior responso in qualifica è fatto segnare dalla 9.30 di Ronconi Gulinelli, con le simili vetture di Guerra Casoni e Marcella Nori alle spalle, staccate di oltre 4 secondi. Quarto tempo per la BMW 323 di Ambroso, incalzata dalla 911 3000 di Rosticci Mundi, che così occupavano la pole virtuale per le vetture di secondo raggruppamento. Ottavo tempo assoluto e migliore di primo raggruppamento per la Jaguar E dei Raimondi, apparsa subito irraggiungibile per tutti i rivali di periodo. Il grosso margine in qualifica di Ronconi Gulinelli non si materializza poi in gara, con anzi a fare la voce grossa il duo Guerra Casoni, subito davanti al primo giro e sempre in testa per tutti i 60 minuti di gara. Alle sue spalle, anche loro mai insediati, proprio gli autori della pole, con così le uniche emozioni regalate dalla lotta per la terza piazza, alla fine assegnata a Marcella Nori, dopo un iniziale duello con Gelmini e Ambroso. Proprio Gelmini è il mattatore del secondo raggruppamento per quasi tutta la gara, prima che a meno di 4 minuti dalla conclusione non venga sfilato da Rosticci. Terza piazza per Zago con la piccola Mini Cooper S. Monologo della Jaguar E nel primo raggruppamento, dove il podio si completa dal veloce duo Ciniero Supino, Ford Cortina Lotus, e da Brusti Orestelli, Alfa Romeo Giulia Super. Con la prova di Misano terminano dunque gli 8 appuntamenti organizzati nell'ambito dei weekend del gruppo Peroni Race. Per eleggere i campioni stagionali bisognerà tuttavia aspettare l'ultima prova in calendario, fissata per i primi di dicembre a Magione. Thank you.